Manca l'ombrellone, ma il piatto ce l'abbiamo. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi qui per presentarvi un'altra ricetta unica, un piatto completo che non vi farà tradire un buon regime alimentare, pur portandolo sotto l'ombrellone, oggi una buonissima insalata di couscous. E allora, spostiamoci di là. Andiamo a vedere come ci fa. Ma perché stai uscendo dall'inquadratura? Lo so. Ed eccoci pronti per la nostra buonissima insalata di couscous, fresca, leggera, un piatto unico da portare anche sotto l'ombrellone. Sì, sì. E allora, basta. Io vi darò le porzioni per una persona, ma voi sul piano da lavoro vedrete molta più quantità, perché lo sto facendo per tre persone. Quindi le porzioni che trovate sia dette qui che nel box informazioni sono per una persona, sono le mie porzioni, quindi quelle relative al mio piano alimentare. Naturalmente però voi adattatele innanzitutto al vostro gusto e poi alle vostre quantità, certo, della vostra dieta. Quindi è porzione uccellino. Porzione uccellino, per esempio, per me occorreranno 40 grammi di couscous integrale. È la prima volta che provo questo di Biovita, vi posso invece consigliare come buonissimo quello di Ecor, che ho usato tantissimo ed era delizioso. Veramente, veramente. Ora proveremo anche questo. Poi pomodorini, le verdure io ne ho quante ne voglio, quindi pomodorini a sazietà. Ci possono andare pomodorini, zucchine, qualsiasi qualunque cosa. Vegetale. Come momento di freschezza io aggiungo dell'insalatina di rucola. Momento di freschezza? Sì. È poi un momento di aria. Come poi metterò 70 grammi di fagioli cannellini. Va bene. 60 grammi di tonno al naturale facoltativo, io metterò un quartino di cipollina a crudo, poi ovviamente del basilico, come condimento sale a piacimento e per persona 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva. Cominciamo subito con il preparare il nostro couscous. Il couscous, io metto 40 grammi di couscous e 60 grammi di acqua. Nell'acqua aggiungo anche un po' di insaporitore per soffritto, che altro non è che sale con carotina, sedano e cipolla, sedano e carota, per dare un pochettino di sapore all'acqua. Quindi cosa fate voi? Ci sono sia quelli surgelati, se no mettete un pochino di cipolla nell'acqua di cottura in modo che il brodino prenda un po' di sapore. Prepariamo innanzitutto il nostro trito di verdure, quindi cipolla. Se volete togliere la pesantezza alla cipolla, come suggeriva una di voi sotto un mio video, lasciatela un po' in ammollo in acqua e sale prima di utilizzarla. Quindi pomodorini. Questo preparato la sera prima di andare a mare magari è ancora più buono, ma sono piatti ottimi anche per un pranzo estivo. Unica accortezza, unire il couscous soltanto alla fine. Lo preparate prima, però poi lo amalgamate solo alla fine, se no si impappa troppo. Impappa troppo. Taglio anche la mia rucola. Nel frattempo faccio un mini trito di basilicuccio e metto tutto dentro, voilà. Uniamo i fagioli cannellini, voi nella vostra quantità, io lo sto facendo per tre persone ragazzi, anche quattro. Mettiamo il tonno, adesso mi sono accorta che è piccola, no. Quindi verso tutto in una ciotola più grande, non fa nulla. Condisco con sale, condisco prima dell'immissione del couscous, così che le verdure e i condimenti prendano tutto l'olio, perché il couscous avrà il suo di olio. Metto 6 cucchiaini di olio. Rimestiamo il tutto. Prendendo come unità di misura la porzione, quindi i 40 grammi di couscous, mettete 60 grammi di acqua a bollire con il preparato per soffritto e lasciate andare finché non bolle. In un altro padellino versate un cucchiaino di olio, io ne verso un po' di più perché qua è tanto couscous, e versate i vostri 40 grammi di couscous. Lasciatelo leggermente tostare.
questo, anche se non c'è scritto in tutte le confezioni, fatelo sempre, perché farà sì che il vostro couscous rimanga granello per granello e non diventi un pappone unico. Stacchiamo la fiamma dal couscous, la nostra acqua bolle, eccoci qui, quindi spegniamo la fiamma e versiamo tutto il contenuto del nostro pentolino all'interno della padella col couscous. Diamo una rimestata veloce affinché tutto il couscous si imbibisca del brodino e lasciamolo gonfiare coperto per una decina di minuti, così lui continuerà e completerà la sua cottura. Trascorsi 10 minuti, sgranate il couscous con una forchetta. Mi raccomando, se la vostra teglia è in teflon, la forchetta di legno. E adesso uniamo il couscous al resto dell'insalata. Voilà! Rimestiamo tutto per bene e il piatto è pronto. E voilà, il piatto è pronto. Vado a impiattarlo e vi faccio vedere la vostra porzione. Guarda che bel gioco! Smetti! Guarda, bellissimo! Dai! Bene, se anche voi non siete deboli di stomaco, allora potete provare questi. Ma perché questi deboli di stomaco? Sono i fagioli. Stai attento, tu che hai problemi con i fagioli, perché potresti spazzare via un'intera spiaggia. Ma questo non è vero! Potrebbe volare via l'ombrellone, quindi non sarebbe più un pranzo sotto l'ombrellone. Non è vero, non è una quantità tale da provocare tali sussulti interiori. O potreste fare magari un idromassaggio a mare, chi lo sa. Quindi se anche a te è piaciuta questa ricetta, comunque, provala. Comunque provatela, vedrete quanto è gustosa, buona, non vi farà rinunciare al gusto, stando attenti a un regime alimentare che badia tutti i micro macro nutrienti senza farvi ingrassare. Bene, quindi state attenti anche al vostro vicino prima che... Ancora? Va bene. Se sentite strani odori, non è brezza di mare. Se volete provare questa insalata di couscous, mi raccomando, fateci sapere come vi trovate. E noi ci vediamo presto qui per un'altra ricetta estiva sulle vostre tavole. Ciao.